Ciao Mara della Vita in Diretta. Mara, Sì, grazie di essere qua, prego, Mara. prego. Ha dei problemi di vista perché non sono proprio Mara, eh? Non è la Vita in Diretta. Non è la vita in diretta, abbiamo sbagliato programma. Ah. È la vita, ma non in diretta. Questo dobbiamo dirlo, questa è la Iena Show. La vita spesso è in diretta, a volte quando capita. La Iena di Don Matteo Show, eccoli qui, i tre pilastri della fiction italiana, Pietro Pulcini, Sara Zanier e Simone Montedoro. Io comincerei subito con Pietro Pulcini, perché Pietro Pulcini, dovete sapere, è un po' il simbolo salvifico di tutti coloro che nello spettacolo sono dei reietti, non ce l'hanno fatta. Ecco, lui Non mi ci sembra ha una cosa provato e ci positiva è riuscito. questa No, cosa. no, tu ci hai provato e ci sei riuscito. Hai bucato i set, cioè li hai distrutti. Li hai distrutti, cioè tu entravi nei set e gli davi un fastidio abnorme. Ecco, nessuno ti ha mai picchiato, no? Sempre, Sempre. sempre. Ora però sei diventato Pietro Pulcini. Ora sono diventato Pietro Pulcini e questa cosa, cioè, diciamo, non è una cosa positiva perché c'ho le taglie come nel West, io se mi vedono sui set adesso non mi Wanted, sì. vogliono più. Detto questo, prima di presentare i miei super colleghi di Don Matteo, Beh, sì. posso fare una piccola, come dire, pubblicità ai miei amici? Gli Allucinazioni, Ah, non sono i questo... guardiaspalle? No, loro sono la nostra band che ci segue da anni, questa è la loro CD, faccio questa cosa tipo Marchette e Gambretti. Voglio presentare Luca Cadinelli, Emanuele Ceccarelli, Mauro Antonelli, Saverio Federici e Sergio Giuffrida, ci tenevo, scusate. Bene, bene. Adesso, prego, è No, tutta anche tua. perché tu hai fatto anche Marchette con Con Chiambretti, quindi Chiambretti, ho abbiamo avuto la fatto anche... fortuna di Sì. lavorare entrambi con Chiambretti. Ah, Io va alla bene. radio Come ci hai qualche anno trovato? prima, benissimo, anche perché eravamo alti uguali e quindi riuscivamo a guardarci negli occhi. Bene. Allora, io so però, ecco, qui arrivano le note dolenti. Facendo un sondaggio, perché io i sondaggi li faccio in casa un po' come le tagliatelle, si è scoperto che il vero sex symbol, vabbè, Terence Hill, Mario Girotti, ha un carisma straordinario, ma il vero sex symbol È è lui, Simone. Simone Montedoro. Ho No, vi pensato siete il fascino, sbagliati. No, ma io non... anche senza No. divisa. Ragazzi, Anche non è senza vero, divisa, dai, no, come no, mai sta no, no, cosa? questa è una qualifica che io non voglio, veramente, perché non è così. Comunque le coppie sono state fatte, quindi io sto con lei, voi due Ma state... non vi siete separati? Non fa male ancora la mascella dell'ultima puntata per il Ma guarda, allora, ceffone? com'era? Com'era? Era reale, era talmente bello che era, cioè, era reale, quindi io sì, sono stato ricoverato all'ospedale Ricoverato addirittura Spoleto. nell'ospedale di Sì, Spoleto. sono saltati Questo. 3 denti. No, no, Sara, beh, la ragazza è in forza, lei è dico. entrata talmente nella parte, come si suol dire, proprio in maniera quasi da commedia partenopea, che l'ha picchiato selvaggiamente proprio. Poi Beh, siete due modelli, è il il minimo. minimo, quando uno ti lascia sull'altare, non è che puoi fare altro, penso, no? Ecco, ma c'era anche del feeling background dietro l'altare, dietro le quinte? No. In che Sì, senso? cioè nel senso che batteva un po' il cuore, magari da parte sua o da parte del capitano Tommasi, sotto quella divisa. Cioè, nella fiction sì, Esatto, nella vita reale nella vita dice, reale, nella no, vita siamo reale, molto sì. amici, ma insomma. Grandi amici e colleghi di Io devo dire una lavoro. cosa però. Prego, prego No, Simone. perché comunque il vero sex symbol è Pietro, perché noi gli meniamo, anche noi sul set gli meniamo. Ah sì? Sì, perché Ma lui è l'abbiamo abituato. mobbizzato. Lo abbiamo aiutato, quindi però va, siccome va di moda l'uomo un po' segnato, allora noi Ah sì? continuiamo a menare, perché lui dice guarda, sto ricevendo un riscontro positivo da parte delle donne, quindi Vedi che lui sul menatemi. set di Don Matteo fa quello che fa degli Esatto, anni, viene. Io Diciamo poi anche non adesso. sapevo, scusate l'ignoranza, non sapevo che Grazie. Pietro lei fosse una iena, perché vedendolo così immobbizzato dal capitano Tommasi nella fiction, nessuno potrebbe immaginare che lei non solo è una iena, ma proprio fa quello che ha fatto poi, vabbè, Paolini, ve lo ricordate Paolini? Quello Beh, che magari distruggeva un po' un tutti altro gli inviati livello. a un altro livello, poi lei è riuscito, però No, ecco, lui è molto vede, di più lui. Lui è molto molto di di più, più. no, vabbè, ma lei è diventato un validissimo attore, però ecco, vede, Simone Montedoro è Il stato sex symbol, lanciato. parliamo del sex symbol. No, 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 parliamo anche di come è Ok. stato lanciato, da una pubblicità della Grana Padano, Sì. senza fare pubblicità, da un parmigiano reggiano. Montedoro, adesso prendono i modelli. Negli anni 70 pigliavano quelli come me, che facevano i pizzicagnoli con la penna sull'orecchio, avevano la parannanza, come si dice a Roma, cioè il grembiule, e facevano la pubblicità del parmigiano reggiano. Oggi prendono come quelli come lei, per noi non c'è più Cioè, speranza. in che senso? Lei che Cioè, nel vuol senso, dire? belli Beh, come ma lei, è bello. physique du No, rôle, invece là, anche per guarda, un è andato bene, alimento. perché io invece il sex symbol sono il ragazzo della porta accanto, Esatto. di Eh sì. cui non bisogna proprio fidarsi mai. Eh già. No, scherzo. No, No, io però sono. per questo.
ammaliato da questi occhi di Sara che mi guarda in continuazione, devo dire, è veramente una piacevole sorpresa. Mi spoglia con gli occhi. Beh, se spoglia me Sara non fa un grande affare. Lei praticamente ha molti fan ormai, lei viene da Latina, dalla provincia dell'Agro Pontino, quindi si è formata anche lei sulle passerelle dell'alta moda. Sì, ho cominciato con la moda e poi ho cambiato strada. Ho cominciato con la moda e finendo in Matteo. Questo crollo della carriera, come lo vedi? Come lo... Purtroppo si vede che era destino per me. Era il destino. No, ho cambiato strada, fortunatamente. Ecco, diciamo a tutti che lei però non è francese. Penso, spero, forse. Che, diciamo a tutti che lei non è francese, perché molti la chiamano Zanier. Zanier. Ecco, questi uomini che sono qui dietro, io pensavo che fossero i guardiaspalle di Pulcini, e invece sono gli uomini dell'Allucinazione Band. Ricordiamo i loro nomi, prego. Luca Catinelli. Emanuele Ceccarelli. Mauro Antonelli. Saverio Federici. Sergio Giuffrida. In arte. Dietro insieme. Gli Allucinazione Band. E allora con gli Allucinazione Band, Pietro Pulcini, autore anche di questa Ieri di Don Matteo, la splendida, bella Sara Zanier, veramente... Invece lui è symbol. Io non sono né l'uno né l'altro, e soprattutto il grande capitano Tommasi, Simone Montedoro. Quando vi servirà di nuovo l'inviato per Don Matteo, sono sempre a disposizione. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi.